io rientro nella mia decisione, perché è giusto che di fronte ad un'assemblea che mi chiede di rivedere la posizione, io la rivedo, non ho problemi di nessun genere. Un sindaco deve fare così, non deve fare il capozziello, benché la mia indole... Il sindaco di Barletta, Cosimo Cagnito, fa un passo indietro e rivede la propria posizione. Non vi sarà nell'immediato alcuna cerimonia di apertura alla cittadinanza dei giardini presenti all'interno dell'istituto scolastico Musti. La decisione è stata presa dal sindaco al termine di un confronto aperto e costruttivo avvenuto questa mattina con la dirigente scolastica Rosa Carlucci e con i genitori degli alunni. La scelta di restituire lo spazio verde presente all'interno della scuola, al quartiere e all'intera città ha suscitato nei giorni scorsi polemiche e discussioni. Da una parte il sindaco Cagnito ha provato a tranquillizzare i genitori, dichiarando come verrà assicurata l'adeguata manutenzione dei giardini e la massima sicurezza con la vigilanza comunale, sistemi di videosorveglianza e con convenzioni da sottoscrivere con associazioni zoofile per impartire multe salate ai padroni di cani che non rispettano le regole. Dall'altro versante, i genitori degli alunni hanno espresso tutte le loro preoccupazioni derivanti dalla condivisione dello spazio verde a tutta la cittadinanza durante gli orari scolastici. Inoltre sono state avanzate lamentele in merito alle condizioni critiche nelle quali versano i bagni della scuola. Dovrebbe essere questa la priorità, hanno ribattuto i genitori degli alunni presenti al confronto con il primo cittadino, e il sindaco Cosimo Cagnito ha promesso di rivedere e condividere una nuova progettualità dei giardini e di risolvere invece nel più breve tempo possibile l'altra urgente problematica. Devo dire che è stato un bellissimo incontro e che le mamme hanno rappresentato le loro preoccupazioni, che io ho recepito. Ho fatto ammenda del mio errore di comunicazione, che era dettato dalla mia ansia di fare. Il giardino non aprirà perché dobbiamo condividere il percorso comune insieme alle mamme, insieme alle maestre, insieme alla dirigente, al fine di arrivare ad un unico obiettivo, che è quello di tutelare un bene pubblico e di consegnarlo ai cittadini nei modi, nei tempi, nelle determinazioni che si condivideranno con tutti quanti. La priorità era stata già rappresentata dalla dirigente, dalla promiscuità dei bagni, che mi obbligo a risolvere e che dovrò assolutamente risolvere, perché è un problema importantissimo.